cipolla, formaggio, acciughe, maggiorana, pepe, sale e olio extravergine d'oliva. Questi sono gli ingredienti per fare la ranzesciura. Ci troviamo a Chiusa Sclafani, in provincia di Palermo. La ranzesciura è una pizza tipica del nostro paese che ha origini molto antiche. Infatti, come si narra, tale pizza è stata importata dagli arabi nel nostro paese. Il nome ranzesciura deriva appunto dalla stessa pizza, dagli ingredienti che la formano, in quanto la ranza indicava la crusca anticamente, la sciura il fiore della farina. Per recuperare la ranza, perché a quei tempi il frumento veniva macinato a pietra, quindi la farina era macinata in modo grossolano. Che cosa si faceva? Si prendeva la farina e si passava al setaccio. E ne veniva fuori la parte nobile della farina, la sciura, e la parte meno nobile, che è l'aranza. Quindi a quei tempi, per non buttare via niente, si univa il tutto e si formava questo impasto di pizza, da qui il nome ranza e sciura. Dopo aver completato gli ingredienti, viene messa a lievitare nella teglia e si inforna ad una temperatura di 180-200 gradi. L'obiettivo appunto nel preparare questa pizza è quello di valorizzare il nostro territorio facendo riscoprire gli antichi sapori di una volta. La ricetta della ranzesciura proviene da mia nonna, che l'ha insegnata a mia madre, e mia madre a sua volta me l'ha insegnata. A Chiusa si producono i grani antichi per far sì che possiamo fare la ranzesciura come si faceva un tempo.